Benvenuti a questa nuova edizione di Golfo News. Guardiamo i titoli. Partiamo da Borgo Piave, dove questa mattina c'è stato un gravissimo incidente sulla pontina. Due i feriti, il traffico in tilt per tutte le ore della mattinata. A Latina, ladri di rame rubano un cavo della Telecom. Sono 2.000 i telefoni muti, gli operai sono già al lavoro. A Latina, come avrete sentito tutti, arriva il caldo, i primi disagi al mercato ortofrutticolo di Fondi. Da 3 mesi, infatti, sono senza celle frigorifero. Ancora un blitz della finanza in comune a Minturno per acquisire tutti gli atti relativi alla gestione dei rifiuti. Andremo poi a Gaeta, deposito raso al suolo dalle fiamme. Gli investigatori seguono la pista dolosa. E sempre a Gaeta, scontro tra barche al largo di Monte Orlando. Un uomo finisce gravissimo in ospedale. Bene, andiamo nel dettaglio, vediamo le notizie di oggi, partendo da questo grave incidente sulla Pontini all'altezza di Borgo Piave. Intorno alle 8:30 nella carreggiata in direzione di Roma, un'auto si è capovolta dopo un impatto coinvolgendo anche altri 4 mezzi, una vera e propria carambola di automobili. La polizia stradale ha chiuso il traffico e il traffico ovviamente su tutta la Pontini è andato in tilt in entrambe le direzioni, davvero molti disagi, ma ad avere la peggio sono le persone a bordo dell'auto, feriti, sono stati portati in ambulanza. Adesso, dopo molte ore in ospedale, grazie ai medici e sanitari del 118, sembra che non siano più in gravissime condizioni. Ladri di rame rubano un cavo della Telecom, 2.000 telefoni muti, gli operatori già al lavoro, la Telecom conta di ripristinare le linee già domani, i ladri sono svaniti con 20 metri di cavo di rame. Accaduto nella notte tra martedì e mercoledì, sono riusciti a portare via circa 20 metri di cavo del tipo che contiene appunto 2.400 doppini telefonici per estrarne poi i cavi di rame ed essere rivenduti. Risultato, da questa mattina le linee di un intero quartiere di Latina, il quartiere Q4, sono completamente mute tra le 1.000 e le 2.000 utenze. La Telecom ha comunicato che gli operatori sono già al lavoro e che i tecnici contano di riallacciare tutte le utenze, probabilmente già nella giornata di oggi. È arrivato Hannibal, il primo giorno di caldo torrido anche a Fondi. Ad avere la peggio sono proprio le verdure, la frutta, insomma gli ortaggi del mercato ortofrutticolo, perché al MOF si va veramente in crisi, soprattutto chi appunto ci lavora a causa del guasto delle celle frigorifero. Cominciano quindi con l'arrivo della stagione estiva i disagi presso le strutture dove le alte temperature stanno mettendo alla prova non solo gli ortaggi ma anche i commercianti, moltissimi bancali di frutta e verdura totalmente andati a mare da questa mattina. I vertici del mercato non avrebbero i fondi necessari per far aggiustare i macchinari fuori uso da oltre 3 mesi, ma questo era il primo giorno. L'estate è lunga e la situazione è davvero delicata al MOF di Fondi. Clima caldo anche al comune di Minturno perché c'è stato ancora un blitz in comune ed è sempre il caso dei rifiuti a mantenere alta l'attenzione, soprattutto l'attenzione della Guardia di Finanza che ancora adesso sta prendendo possesso di atti relativi alla gestione dei rifiuti sul territorio. Cassonetti stracolmi, operatori ecologici senza stipendio, il sito dell'ex ASIA piena di rifiuti, quindi una situazione davvero al limite. Oggi l'ennesimo colpo al sistema di gestione della raccolta dei rifiuti, l'acquisizione di tutti gli incartamenti relativi all'affidamento. Intere ore trascorse all'interno del palazzo municipale da parte della Guardia di Finanza di Formia per acquisire tutta la documentazione relativa
a questo caso shock, quello dei rifiuti nel comune di Minturno. Noi, come state vedendo, seguiamo nelle nostre edizioni giorno per giorno l'evolversi di questa situazione delicata. Ci spostiamo nel comune di Gaeta, dove è andato completamente distrutto il deposito di un cantiere edile situato appunto sul territorio di Gaeta. La struttura è stata rasa al suolo dal fuoco e le fiamme, così come le impalcature e gli attrezzi da lavoro che vi erano custoditi all'interno. Gli investigatori ancora al lavoro per stabilire con esattezza l'origine delle fiamme, non escludono la pista dolosa, anzi è la pista più seguita in queste ore. Stavano prendendo il largo a bordo di un trimarano due uomini di nazionalità svizzera nelle acque del comune di Gaeta. Si trovavano al largo precisamente di Monte Orlando quando, per cause ancora in corso di accertamenti, sono finiti contro una barchetta di 5 metri sulla quale c'erano due uomini sulla settantina di Gaeta. Ad avere la peggio, un membro dell'equipaggio della seconda imbarcazione, quella più piccola, che è finito in acqua riportando delle gravi ferite. Ad accorrere per trarre in salvo i quattro sventurati, una motovedetta della Capitaneria di Porto, un gommone della Finanza, e questo avvenimento capita proprio alla vigilia di quello che è un'intera giornata dedicata alla sicurezza in mare, che appunto è promossa dal comune di Gaeta, nell'imminenza dell'inizio appunto dei flussi balneari e anche l'uso di barche e diversi appunto mezzi del trasporto marino. La stagione estiva ormai è alle porte e il comune di Gaeta si prepara ad un programma di sabato 24 maggio dalle 10:30 presso l'Arenile, dove appunto tra il Bar La Perla e il Lido Risorgimento, un appuntamento per studenti appassionati e chiunque voglia vivere in mare, però con un unico tema comune, quello del mare sicuro, quindi consapevole e nel pieno rispetto del suo ecosistema, quindi un impatto sia ambientale che appunto salutare per quanto riguarda appunto gli uomini, i bagnanti di questa prossima stagione estiva. Bene, per adesso non ci sono altri aggiornamenti, vi ringrazio per averci seguito.